Castelluccia. Sarebbe un'antica, come leggiamo, un'antica torre, lungo luogo di svago dei giovani principi di Borbone, 1769, uno dei principali collaboratori da Luigi Vanvitelli e l'architetto Francesco Collecini, nel 1723-1808. Fu utilizzata anche per esercitazioni militari. Ragazzi, sto rischiando di morire con animali giganteschi. Al momento è chiusa la villa, però sembra stupenda da fuori. È stata costruita anche molto bene, a parte il lago sotto, che fa schifo, secondo me. A parte gli scherzi, è molto carino. Ragazzi, io spero stanno le telecamere, perché se ti succede qualcosa qua in mezzo, qualcosa ti punge, o a qualcuno allergico a qualche animale, veramente non sai come uscirne da qua. E poi non mi ricordo neanche l'uscita. Oddio. Ah, eccola. Mi stavo per perdere. Grazie, questa è l'uscita. Ho sbagliato. Ce ne sono 150 di vie e non riesco a capire qual è l'uscita. Pensate. Se vi dico, non riesco a visitarla tutta perché è troppo grande. Cioè, escono 150 vie all'improvviso, anche nei boschi, specialmente nei boschi che sono troppi animali. Meglio di no, evitiamo.